Presidente, direi che potremmo intanto cominciare con un bel applauso per le operaie e gli operai della CKN che stanno manifestando adesso e per i lavoratori e le lavoratrici francesi che dimostrano che la classe ancora esiste. E poi ci aiuta anche a riprendere, diciamo, visto che l'altro applauso dovreste farlo a voi per la vostra capacità di tenuta, elementi di disciplina che qualsiasi padrone invidierebbe al circolo di cultura di Piadena per tenervi seduti sulla sedia in questo modo. Allora, innanzitutto il motivo per cui sono qui invitato dal Micio e non è per i miei meriti accademici, che non ci sono, non ho mai fatto l'università né studiato particolarmente, ma è perché quando mi è capitato di essere ministro sono passato un giorno ad Acquanegra sulla tomba di Gianni Bosio a ricordare Gianni Bosio. E quindi mi sono fatto annunciare al sindaco di Acquanegra e c'erano ovviamente i compagni della Lega di Cultura e mi sono fatto promettere in quella sede che il sindaco avrebbe almeno messo una targa nel paese di Acquanegra in ricordo di Gianni Bosio, cosa che non è avvenuta, credo. L'ha fatto? No, non dico il sindaco. E dall'altra gli chiesi di mettere in piedi un convegno, anche questo lo facciamo noi, diciamo, visto che non c'è questa attenzione. No, fa impressione perché, ad esempio, se uno va a Villa Falletto, dove è nato Vanzetti, almeno lì un paio di targhe ci sono, diciamo, pur non trattandosi di un comune né anarchico né comunista, diciamo, visto che comuni della bassa cuneese dove la Democrazia Cristiana aveva e oggi la Lega ha la maggioranza assoluta. Detto questo è il merito per cui sono qua, diciamo. E alla domanda ma perché sei venuto qui da ministro è per una ragione semplice, che quando uno ha un po' di visibilità, un po' di potere, se volete, penso sia bene utilizzarlo anche per attirare un po' di luce su chi il potere e la visibilità non ce l'ha, non ce l'ha avuta, e però ha insegnato e dato degli strumenti a tantissimi compagni e compagne, me per primo, e quindi uno deve almeno confessare, diciamo, quali sono i suoi maestri, quali sono. Anche perché una delle cose che c'è in questo paese è che c'è difficoltà a costruire una memoria proletaria che sia esterna a quella prodotta dalle organizzazioni. C'è una difficoltà enorme, in altri paesi non è così netta la cosa, qui è così, se ti è andata bene perché stavi in un partito che è proseguito, fin quando quel partito è proseguito viene ricordato, quando quel partito chiude magari non più. Nel caso degli irregolari, penso a Bosio o penso a Panzieri, è difficile che ci sia la memoria, perché c'è la memoria, ad esempio nel caso di Panzieri, di Tronti e tutto il filone operaista, che io definisco operaista ideologico, ma non voglio qui aprire una diatriba, diciamo così, ma c'è quella memoria lì perché ha lasciato un filone universitario che coltiva una memoria e che prende. Ad esempio il filone più classico di Panzieri sostanzialmente è scomparso ed è possibile che elaborazioni molto forti, a mio parere, fondamentali, oggi, non solo ieri, semplicemente si perdano. E quindi questo è il motivo per cui sono passato appunto a fare quel gesto, il motivo per cui ho scritto ho raccolto delle testimonianze in un libro su Panzieri, per cercare di rompere questo meccanismo dell'oblio, che è un meccanismo devastante. Non vi racconto come ho conosciuto Gianni Bosio e quel tipo di elaborazioni, ma dico solo tre punti. Uno, io a 18 anni e mezzo sono entrato a lavorare in Fiat come operaio e ero di Democrazia Proletaria, e però i compagni che ho incontrato mi hanno intervistato per sentire com'era fatto un nuovo assunto alla Fiat nel 79 e
E da lì, discutendo con loro, ho cominciato, non ho messo in piedi un collettivo di fabbrica di democrazia proletaria, ma ho messo in piedi un collettivo operaio di informazione che faceva inchieste e bollettini sulla condizione operaria, che era fatto da un gruppo di operai. Eravamo 600 persone in quell'officina, una trentina di operai partecipavano. La Fiat li riconobbe abbastanza bene perché dopo un po' ci mise tutti in cassa integrazione, salvo uno che credo fosse quello che si era cantato i nomi di tutti, diciamo, ma al netto di questo. E quindi lì conobbi la modalità concreta dell'idea dell'inchiesta, della conoscenza, della necessità di conoscere le persone. L'altra fonte è stata che io ho fatto in quegli stessi anni, l'anno dopo, l'obiettore di coscienza ad Agape, centro della Chiesa Valdese in Val Germanasca, dove io sono nato, e lì seppi che i Quaderni Rossi facevano le loro riunioni di redazione ad Agape, conobbi Riser, conobbi Mario Miece, conobbi altri compagni, e quindi quello era un altro filone sempre di quei pezzi che incontrai. E quindi per questo poi nell'81 venni al convegno sui 10 anni dalla morte di Gianni Bosio a Mantova, su Memoria Operaria e Nuova Composizione di Classe, dove ebbi modo di sentire Micio che interveniva in dialetto stretto dal Loggioni, diciamo, invendo contro alcuni dei relatori, ma di questo discuteremo. E quindi erano, diciamo, un po' i miei riferimenti culturali. Quali sono i punti che a me sono sembrati importantissimi? Ve li enuncio brevemente. Il primo: l'idea che la trasformazione sociale non può essere un processo dall'alto, ma una trasformazione dei rapporti sociali che si fonda sulla valorizzazione delle soggettività di coloro che appartengono alle classi sfruttate. E non so se la definizione è compiuta, ma io questo ho trovato in quella straordinaria esperienza che vede Gianni Bosio, vede altre forme non identiche, ma questo a me sembra tutto. Questa cosa qui ha una qualche attualità oggi? Secondo me enorme, enorme. Qual è la differenza tra la Francia e l'Italia? Principalmente una, che il movimento operaio francese ripone su di sé la possibilità di cambiare le cose, e invece in Italia c'è un culto dell'impotenza che trasforma la politica, anche quella di sinistra, nella sostituzione dei soggetti con la rappresentanza e nel culto dell'uomo, oggi anche della donna, della provvidenza. Speriamo che cambino qualcosa. Quella lì è la dichiarazione di impotenza più drammatica che esista, e su quell'impotenza si distrugge la possibilità di una riscossa proletaria, operaia, chiamatela come volete. Ma se uno pensa che la forza per cambiare le cose non sta nella tua capacità di metterti insieme agli altri e di trasformarti assieme agli altri, ma viene depositata religiosamente in qualcuno che fa il miracolo, è la fine. Se vi ricordate le frasi di Marx sulla religione, di questo parlano quando parla dell'occhio dei popoli, non ne parla mica male. Dice che è semplicemente il fatto che uno, se proprio non ha nessuna speranza perché non confida nella possibilità di cambiare, alla fine si adatta a sperare che dopo qualcosa avvenga. Ecco, io penso che questo è. Guardate che questo nodo del modo di concepire la politica è un nodo che divide oggi la politica, e la divide anche a sinistra. A me capita sovente di litigare, ma se dovessi dire qual è il passato la vita a litigare, io politico, ma se dovessi dire qual è il punto politico di discrimine che trovo ancora oggi, è questo qui. E cioè, le pratiche politiche che metti in piedi stimolano la capacità di mettere al centro la costruzione di te, della tua soggettività, o stimolano la delega e l'idea che c'è una scorciatoia
attraverso cui qualcuno ti risolve i problemi o in ogni caso con una visibilità, magica parolina con cui ci prendiamo in giro, risolve i problemi che non hai risolto per altri. Questo è l'insegnamento fondamentale che secondo me Gianni Bosio mantiene integro. Poi uno può essere più socialista, più comunista, più anarchico, più socialcomunista o come diavolo volete, ma secondo me questo è il nodo fondamentale. Secondo, quando viene buttato fuori dalla direzione di mondo di Movimento Operaio, viene accusato dal direttore successivo comunista di essere di filologismo e corporativismo. E adesso uno può dire, vabbè, questo qua adesso ci scassa due maroni pazzeschi, no, vi prego di che non lo farò, ma è solo per dire che quelle accuse sono una cosa precisa e sono la critica a chi continuava e voleva mettere le persone in carne ed ossa come fulcro e possibilità di cambiamento, di fronte invece a una cultura politica che tendenzialmente trasformava la classe nel mito della classe, nella classe idealtipicizzata, e poi con slittamenti successivi nel partito che rappresentava quella classe mitica, la classe operaia con la C e la O maiuscola, e che quindi alla fine non c'era più la classe concreta, ma c'era la classe mitizzata e il partito che la sussumeva. Finito il partito, finito tutto. Uno dei drammi dell'Italia è questa roba qua, non è accaduto in altri paesi. In Inghilterra c'è un senso della classe che e rimane anche se il partito laburista va a destra, ed è andato a destra sovente in modi bestiali, se pensate a Tony Blair, ma permane un'idea, una cultura, un senso dell'appartenenza di classe che in Italia ci sogliamo, così come in Francia, che ha popolo che ha fatto la rivoluzione, l'idea del peuple non è un popolo organicista, non è il popolo del popolo, perché il peuple che ha occupé la tête, cioè che ha fatto la rivoluzione, che sa individuare la contraddizione. In Italia, drammaticamente, la sussunzione dell'idea di classe dentro l'idea mitica della classe e dentro l'idea del partito guida ha drammaticamente annichilito alla fine la classe e il partito. Io penso che anche su questo Gianni Bosio vedesse più lungo, e in questo io tenderei a dire l'idea di Gianni Bosio non è quella di Wagner. Perché? Perché? No, non so, se possiamo scherzare, diciamo, usando una cosa. Perché non c'è nell'idea di classe, e se mi permettete di usare la parola, di comunità, non è un concetto centrale, ma c'è l'idea di comunità, cosa che io penso vada rivalutata moltissimo, ma non c'è nessuna idea organicista né della classe né della comunità. E questo secondo me è il punto fondamentale, e che è il motivo per cui Gianni Bosio ha potuto fare ricerca e, su quelle che erano le tradizioni, la cultura, il sapere, senza sfiorare mai la possibilità di diventare reazionari, perché era la capacità di vedere l'elemento di costruzione di soggettività dentro quella roba lì, dentro quelle relazioni sociali. E allora in questo secondo me c'è un'altra lezione che vale per l'oggi. Ce n'è una terza, vado rapidamente a chiudere, ce n'è una terza ed è questa, colpisce perché questi signori, Gianni Bosio e gli altri, negli anni 60 ragionano, lavorano, vanno a indagare, chiedono al Micio di fare l'inchiesta tra i bergamini, no? Cioè vanno a conoscere questo mondo, che è un mondo che loro sapevano, che Gianni Bosio sapeva, andava a trasformarsi e per certi versi a finire. No? È un dato di inchiesta sul mondo contadino in una società che sta diventando industriale. Ecco, colpito, bisogna ragionarci su questo. Perché bisogna ragionarci? Perché lì c'era l'idea che quella cultura che era del mondo di prima non fosse una cultura reazionaria, ma anzi fossero degli elementi di soggettività proletaria, popolare, che sarebbero stati utili anche nella fase dopo.
E se uno pensa, la principale accusa che Annibaldi, se non ricordo male, faceva agli operai della Fiat era di dire: ma questa non è lotta di classe moderna, questi sono dei contadini dentro una fabbrica, no? E teneva nel suo ufficio la testa di un toro fatta, saldata di metallo, che sovente apriva i cortei a Mirafiori spazzolando i reparti nel 60, no? 70, no? Il concetto di giustizia come concetto contadino, di giustizia, quanto ha pesato nella storia del movimento operaio degli anni 70. Ecco, secondo me lì, da parte di Gianni Boggio, c'era l'idea che le forme culturali delle classi popolari, pur della fase in via di estinzione, non erano una cosa inutile per la fase dopo delle classi popolari, ma erano un lievito, erano una possibilità di dialogo. La cosa che è drammaticamente mancata in Italia alla fine del ciclo fordista è la capacità di avere quella stessa lettura, interesse per quella classe operaia sconfitta rispetto al ciclo successivo. Noi abbiamo applicato, dico noi, mi viene da non mettermici in mezzo perché come tanti di voi abbiamo fatto esattamente il contrario, no? Abbiamo provato a tenere in piedi le lotte, la cultura, le cose, ma gli anni, la situazione italiana è stata caratterizzata da una idea: guai ai vinti, se tu perdi hai torto. Questo è stato il dramma dall'80 in avanti, che ha distrutto soggettività, che ha fatto perdere interesse per quella classe operaia fordista che non è più stata valorizzata in cosa poteva dare di cultura, di elementi di soggettività. E non c'è stato nemmeno l'altro ciclo, perché non c'è stata la classe operaia post-fordista che ha fatto il suo 69. Allora in questo anche vi invito a riflettere, perché quegli intellettuali come Gianni Boggio, che hanno, si sono mossi a cavallo tra due composizioni di classe molto diverse, quella contadina, quella classe industriale, hanno saputo valorizzare l'una pensando a di come si trovavano i fili di relazione con l'altra. Quando invece è passata la logica che drammaticamente divise quel convegno dell'81 su memoria operaia e nuova composizione di classe, in cui la sinistra si divide tra i modernisti e coloro che coltivano il passato, è finito tutto. E io penso che in questo la lezione di Boggio fosse enorme. E finisco con l'ultima battuta: in una delle interviste che c'è a Morandi, quando Morandi, giovincello diciamo così, va in giro a raccogliere le prime interviste, Morandi dice: io ero orgoglioso di intervistare i paesani. No, sono parole potenti, no? Orgoglioso di intervistare i paesani. Vuol dire che tu pensi che hai da imparare qualcosa. Chi di noi oggi sarebbe orgoglioso di andare a intervistare uno che lavora da McDonald's, probabilmente imbottito di cultura televisiva più che non di cultura popolare, per scoprire laddove c'è quella apertura in cui si può evidenziare una soggettività antagonista? Perché questa è la scommessa. Questa è la scommessa. La gente come Gianni Boggio ha formato persone come Morandi, che probabilmente, essendo più colte delle persone che andavano a intervistare, erano orgogliosi di poterle intervistare per cercare il nucleo di irriducibilità al potere che viveva dentro quelle soggettività. Io penso che questa è una lezione anche per oggi, quando oggi tendiamo a dare giudizi moralisti su quelle che sono le persone in generale, senza quell'orgoglio di andargli a chiedere che cosa pensano, di andare a cercare quel filo d'erba che dentro le crepe del cemento può nascere. Perché penso che anche questo è uno dei problemi della sinistra italiana, di crogiolarsi nella sconfitta senza guardare i fili d'erba e senza sapere coltivare i fili d'erba, che invece sarebbe il mestiere che abbiamo.